passò quella notte, credevo fosse un sogno. Pensavo davvero a tutto questo, poi tutto si è realizzato per davvero. Se è vero che il potere logora chi non ce l'ha, beh, lo stesso si può dire del successo. Sono tanti, infatti, i personaggi che pur di risaltare hanno oltrepassato i limiti. La storia che vi raccontiamo oggi parla proprio di questo, di un rapper che al fine di ottenere attenzioni facili ha finto prima un tumore e poi una sparatoria, ma andiamo con ordine. XXXTentacion aveva creato un collettivo chiamato Members Only, che durante il periodo di attività dell'artista di Sed si era arricchito di nuovi membri, tutti ugualmente desiderosi di sfondare. Tra questi, uno affermava di essere sempre stato trattato come un fratello minore da parte di X. Nome d'arte Kid Trunks, luogo di nascita Ho Chi Minh, segni particolari non essere riuscito come molti altri del gruppo a sfondare dopo la morte del fratello maggiore acquisito. Proprio per questo immaginiamo ha tentato di prendere una scorciatoia. Tramite una storia Instagram condivisa il 3 gennaio di quest'anno, Trunks condivide una triste notizia, ricevuta a suo dire dopo essere risultato positivo al Covid-19. Queste le sue parole. Sarò breve, davvero non devo spiegare niente da fare a nessuno, ma lo farò. Ho preso il Covid-19, mentre controllavano il mio corpo hanno scoperto che ho un pneumonia cancer, noto anche come cancro al petto. Trunks ha concluso il post con gli hashtag We Build Strong e Fuck Cancer, inclusa un emoji con un nastro rosa che indica la consapevolezza del cancro, in particolare quello al seno. Già quella stories qualcuno notava subito e aveva qualcosa di strano. Innanzitutto, pneumonia cancer significa cancro polmonite, che vuol dire ben poco. Cancro al petto poi può indicare almeno 4 tipi diversi di tumore. Ad aggiungere sospetto, inoltre, poco tempo prima sul suo profilo era stata postata una foto con XXXTentacion, che aveva una didascalia che diceva LLT LLJ M04L. Presumibilmente significa Love Life Trunks Lunga Vita Jace, il nome di battesimo di X, Members Only for Life. Molti ne trassero la conclusione che il rapper si fosse ricongiunto con l'amico dell'aldilà e ciò aveva portato molta attenzione al profilo. Il fatto che la neoplasia fosse stata annunciata poco dopo questo picco di visualizzazioni perplimeva alcuni. Trunks, riguardo alla foto, aveva detto che si trattava di un caso di hacking e che l'aveva eliminata non appena l'aveva notata. Nonostante i dubbi, tutti i colleghi e i suoi fan si strinsero intorno a lui. Del resto, meglio sbagliare per eccesso di bene che per difetto e tutti meritano il beneficio del dubbio, almeno fino a che le cose sono verosimili. Solo 2 settimane dopo, però, condivise una foto su Instagram nella cui didascalia ringraziava tutti per le preghiere e comunicava di essere guarito dal cancro con una rapidità che nemmeno i guardiani delle vasche di Lourdes promettono ai pellegrini. Non pago, subito dopo anticipava l'uscita di nuovi pezzi e dopo poco ha modificato il post per includere una sponsorizzazione a Fashion Nova. Ah, lo abbiamo detto che l'immagine in questione lo ritraeva con una sigaretta elettronica in mano? Non la condotta post tumore ai polmoni, alla polmonite, consigliata da 9 medici su 10, ecco. Arrivarono le prime accuse pubbliche. Lo youtuber Jamari pubblicò un video in cui spiegava perché, secondo lui, il rapper americano vietnamita stava mentendo, mentre lo streamer Babalem fece commenti simili in una live a cui l'accusato rispose minacciando di denunciarlo. Ad ogni modo, quando iniziano a dubitare della tua onestà, puoi fare solo 4 cose: tacere, negare, confessare o rilanciare. Secondo voi, quale ha scelto Trunks? Esatto, la meno intelligente. Neanche 3 mesi dopo l'annuncio della malattia, postò sul proprio Instagram un'immagine di se stesso gravemente ferito. Come per il tumore, anche in questo caso seguì una didascalia che spiegava l'accaduto. «Pregate per me, famiglia», scrisse. «Sono quasi morto 2 volte e sono passati solo 3 mesi dal 2022. Prima quella merda del cancro e ora questa roba. Mettete giù le pistole, amici, qui le cose accadono sul serio. Vi voglio bene tutti per avermi tenuto alto il morale durante questi tempi duri. C'è solo un problema. Sia il rapper che i suoi amici e colleghi devono tutto a XXX, ucciso proprio in una sparatoria. Come avrebbe potuto accettare chi stava intorno a lui che questi avesse finto proprio quella disgrazia e il cui loro idolo non era sopravvissuto? E infatti non lo accettarono e immediatamente lo accusarono di mentire. Uno di loro spiegò anche che le foto risalivano a quando lui si era rotto il mento in aeroporto, smontando ancora di più la menzogna. Alle strette, Trunks provò a far vedere che molti erano ancora dalla sua e per farlo mise nelle stories alcuni screenshot di presunte videochiamate con altri artisti fatte in quei giorni. Ma anche questa bugia durò poco. Subito venne notato che i capelli e i tatuaggi suoi cambiavano ad ogni chiamata.
è che addirittura quella con Billie Eilish non era mai avvenuta perché la schermata era presa da un'altra chiamata. Messo completamente all'angolo, il rapper fece la prima cosa giusta dall'inizio di tutta la storia. In una live di Insta confessò apertamente di aver mentito. Quella che vi riportiamo la traduzione di ciò che ha detto. Nel periodo in cui ho fatto quello che ho fatto, non sto cercando di incolpare o trovare scusa per ciò. Quello che ho fatto è stato molto banale, stupido, idiota e ritardato da parte mia. E lo ammetto da uomo. Prima di tutto voglio scusarmi per quello che ho detto sul fatto che mi hanno sparato. Non mi hanno sparato. Ho avuto un attacco epilettico in ospedale, avevo la mascherina Covid sul viso e mi stavo affaticando. Sapete, hanno un filo di metallo nella mascherina ed è saltato fuori. E mi sono tagliato il mento. Non stavo usando il cervello e non solo. Ho anche una tremenda dipendenza dalla droga e questo mi porta a fare cose molto impulsive. Sentivo che la mia carriera stava andando a rotoli. Mi sentivo come se non stessi più ricevendo tutto l'amore di una volta. Dicono che l'attenzione da parte degli altri sia una droga infernale, ma è la droga ad essere una droga infernale. Sentivo che mentire sul fatto che mi avessero sparato avrebbe funzionato per me, ma non è stato così. E onestamente questo è stato probabilmente la cosa più stupida che abbia mai fatto. Sì, stavo cercando attenzioni, lo ammetto. Riguardo alla cazzata del cancro, ho un ascesso che mi cresce sul petto e nella parte posteriore del cervello che è cancerogeno. L'unica cosa su cui ho mentito è di avere il cancro ai polmoni. Non ho il cancro ai polmoni, ho un ascesso canceroso che mi cresce nel petto e nella parte posteriore del cervello. Ma non ho il cancro ai polmoni. Ero in leggera astinenza dalla droga, ho ricevuto il mio telefono al momento sbagliato. Ragazzi, non dovete credermi se non volete. Ho fatto e ho detto un sacco di stronzate perché ho esagerato con me stesso. Come sto dicendo, non sto cercando di trovare scusa per me stesso, non sto cercando di cercare compassione in questo momento, ma sto passando molto mentalmente, spiritualmente e fisicamente. Io sarò molto onesto con tutti voi. Mi scuso per aver mentito sull'essere stato colpito, mi scuso per aver mentito sul cancro ai polmoni e mi scuso anche per aver messo in cattiva luce i miei amici, la mia famiglia e i miei fan. Voglio solo scusarmi dal profondo del mio cuore. In questo momento il rapper si è preso una pausa dai social ed è troppo presto per sapere come andrà a lungo termine, ma qualche ipotesi possiamo farla. Per cominciare, non ha un granché da poter perdere. La sua carriera dopo la morte di X era ferma al palo. Secondo, poi, le reazioni alla sua confessione sono state diverse. Alcuni non lo hanno perdonato e credono dovrebbero ritirarsi, mentre altri gli riconoscono il coraggio di aver riconosciuto e ammesso i propri errori, con l'attenuante che la droga riduce parecchio la capacità di fare decisioni giuste e mentire sulla propria salute non è certo la cosa peggiore che le sostanze portino a fare. E voi? Credete verrà perdonato o cancellato? Ma soprattutto, cosa ritenete sarebbe giusto accadesse? Fatecelo sapere nei commenti e alla prossima! Ricordo passò quella notte, credevo fosse un sogno. Pensavo davvero a tutto questo, poi tutto si è realizzato. Per davvero, tu c'eri ma non ti vedevo.